Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Oggi parleremo di un problema particolare. Qui a Chiasso la misura sembra essere colma per il problema dei migranti. Tuttavia, a Berna non ci sentono. Quindi il nostro ex sindaco di Chiasso, Moreno Colombo, ha deciso di lanciare una petizione. Buongiorno Moreno. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, qui abbiamo il grosso problema degli asilanti. Se vogliamo iniziare, non dico dall'inizio proprio, ma da cosa si è scatenato questo grosso problema, Moreno? Ma diciamo che in generale possiamo iniziare col dire che il mondo è sempre in subbuglio e lo sarà anche in futuro, no? Quindi la questione dei migranti, del flusso della migrazione, ogni tanto arriva, ogni tanto smette, ma perché il mondo è in subbuglio? Quindi questa è la situazione. Quando ero io sindaco nel 2011 avevo una situazione del genere, poi è stato un po' calma, adesso abbiamo questa situazione. Abbiamo 600 migranti a Chiasso con un permesso di 350 massimo, quindi siamo già al doppio. E la questione importante da sapere è che a partire da agosto fino a ottobre la SEM, che è l'autorità federale preposta per questa questione, ha indicato che il flusso aumenterà in modo esponenziale. Ecco, allora, visto quello che si è già venuto a creare in questi mesi, visto l'impegno della nostra polizia, visto l'impegno dei nostri operai dell'ufficio tecnico, le guardie, gli agenti privati, delle agenzie private, ho ritenuto giusto chiedere un incontro con la consigliera federale, la SEM, il Consiglio di Stato e i municipi, non solo di Chiasso, ma di tutto il Basso Mendrisiotto, per discutere come affrontare questo flusso. Quindi diciamo che è una richiesta positiva, nel senso, nel 2011 ho in mente che quando c'era una situazione del genere, era venuta a Chiasso per due volte l'allora consigliera federale Simonetta Sommaruga. Quindi chiediamo poi ancora che anche l'autorità federale venga a vedere a Chiasso cosa succede, perché questa consigliere federale è dal Canton Giura, probabilmente queste situazioni non le ha. Poi, che secondo punto della petizione, quello del. Moreno, Moreno, perdonami, spieghiamo anche il perché di questo, perché noi qui a Chiasso praticamente abbiamo un centro asilanti che dovrebbe contenere quante persone e quante invece ne contiene. Sì, come ho detto prima, Chiasso e Balerna zona pasture, la capienza massima 350 fissate dalle autorità comunali. Oggi siamo già a 600, quindi come ho detto prima abbiamo raddoppiato la capienza e poi c'è il problema, avete visto che sono uscite notizie. Su degli insulti a delle donne, anche tra di loro, no? Non c'è una netta separazione tra i generi, e quindi c'è anche questa situazione. Siamo disorganizzatissimi e Chiasso abbiamo noi la gestione di questa situazione. Noi, la cittadinanza comunque ne soffre comunque di questa doppia capienza. Ecco, era giusto per specificare appunto ai nostri spettatori cosa sta succedendo. Ecco, perché non è che si fanno le petizioni così, tanto per farle, ecco, perché c'è il doppio diciamo, degli ospiti, no, rispetto a quello che i due centri possono effettivamente, diciamo, mantenere. Questo crea delle gravi situazioni di disagio sia all'interno del centro che fuori dal centro, quanto questi signori giustamente devono anche uscire, insomma, non sono dei detenuti, quindi devono anche andare, ma le abitudini sono diverse, sono tante cose diverse, e quindi, insomma, si chiede semplicemente di
provvedere in maniera adeguata. Ecco, perdona, Moreno, se ti ho interrotto, vai No, pure ma col punto secondo. giustamente, solo per chiudere il primo, hai detto bene, no? Quando sono soprattutto sul territorio in numero così importante, e col fare nulla tutta la giornata, è chiaro che ogni tanto poi si esagera, ma penso che sia soltanto umano, anche se noi avessimo tutte le giornate da riempire, probabilmente qualche cavolata la facciamo anche noi, perché, ripeto, è soltanto umano. Ecco, quindi questo è per il primo punto. Per il secondo punto, chi si comporta male oggi? Cosa succede? Un grosso intervento da parte delle polizie comunali, quindi togliamo gli agenti di polizia comunale e gli agenti delle associazioni di sorveglianza private, per andare a occuparci di una situazione dove ci si comporta male in piazza, nei parchi giochi, eccetera. Togliamo comunque de delle forze di polizia che hanno comunque anche altri compiti durante la propria giornata. Ma cosa succede? Poi si va, si discute, si discute anche con impegno, ma poi magari si va anche in centrale, ma poi 5 minuti dopo la persona viene rilasciata perché l'autorità di polizia comunale e anche cantonale oggi non ha delle misure intermedie per sanzionare i comportamenti incresciosi delle piazze, dei parchi giochi, e questo a scopo deterrente. Quindi cosa vuol dire? Uno si comporta male, non gli succede nulla. E questo non è giusto, perché anche noi, se andiamo veloce in auto, ci prende il radar e le sanzioni sono importanti. E quindi ci fa riflettere, ci fa capire che non si deve più fare. Ecco, questo qui è un esempio semplice, ma purtroppo oggi chi si comporta male viene ripreso, ma 5 minuti dopo è di nuovo sul campo. Ecco, ma quindi questa addirittura è una lacuna legislativa, è corretto, Sì, Robo? lo scrive la stessa SEM a me il 20 di luglio, che la SEM, quindi l'autorità federale che si occupa della gestione dei migranti, non ha poteri giudiziari e polizia. Allora abbiamo scoperto, parlando con altri cantoni, che è proprio il cantone che deve emettere queste misure di polizia e di giustizia. E quindi ecco, la seconda domanda della petizione è rivolta al Consiglio di Stato ticinese, che deve promulgare queste normative affinché la polizia comunale e anche cantonale, se qualcuno si comporta male, potrà comunque venire sanzionato. Oggi purtroppo non succede nulla e questo mette un po' in difficoltà anche chi deve tenere ordine nelle piazze. Benissimo, allora adesso arriviamo al punto cruciale, perché molte persone purtroppo non sanno nemmeno che si può firmare una petizione per avere, primo, se non ho capito male, un incontro con i politici di Berna e due, per invitare il cantone a colmare questa piccola lacuna legislativa che consenta di in qualche modo intervenire legalmente anche sugli asilanti che commettono piccoli o grandi reati. Perfetto, è proprio detto giusto. Diciamo che la petizione è stata aperta il 24 di luglio, quindi lunedì questo, il termine è il 31 di agosto. E abbiamo già oggi raccolto più di 300 firme. Chi può firmare la petizione? Tutte le persone sopra i 16 anni, di nazionalità svizzera o di nazionalità straniera. Quindi deve essere chiaro che tutti i cittadini che abitano nel Mendrisiotto, nel Canton Ticino, sia svizzeri che col permesso B, permesso C, ecco, possono firmare la petizione
sopra i 16 anni. Quindi ecco, questo è un punto che ho dovuto chiarire già in diverse situazioni e ci tengo a ripeterlo oggi. Dove si possono richiedere i formulari? È molto facile. Si può inviare una mail, si riceve la lista per le firme, la si può ritornare per email. La richiesta deve essere fatta a petizione.cfcds, che sono poi Consiglio Federale, Consiglio di Stato, e quindi ripeto, petizione.cfcds@gmail.com. Ecco, queste sono indicazioni importanti. Noi speriamo veramente che con la nostra petizione, che è una petizione propositiva, una petizione che vuole anche dialogare, e questo è un aspetto importante, si attua un po' la nostra preoccupazione, che è quello dell'aumento del flusso dei migranti a partire dal mese d'agosto, che è dopodomani. Questa è un'indicazione che ci è stata data dall'autorità federale, e quindi se la consigliera federale viene a Chiasso a fine d'autunno, probabilmente noi siamo già in grosse, grosse difficoltà. Quindi dovrà anticipare anche la sua venuta a Chiasso. Ecco, un'ultima domanda, Moreno, al di là appunto dell'indirizzo email che noi naturalmente avremo messo in sovraimpressione, materialmente, se qualcuno vuole recarsi a firmare questa petizione, dove può andare? Allora, hai fatto bene a ricordare questo, in tutte le cancellerie del Mendrisiotto è stata depositata, c'è un avviso all'albo che ci si può recare negli uffici comunali a firmare, e in molti bar, ristoranti del comune di Chiasso, comune dove ha questa emergenza. Quindi ecco, fisicamente li si possono trovare anche dai parrucchieri, quindi tutti quei luoghi un po' pubblici e parapubblici a disposizione. Abbiamo messo un po' di formulario ovunque, però ripeto, se una persona vuole darci anche una mano, può anche richiederci dei formulari e così impegnarsi, come stanno facendo diverse persone nella raccolta di firme. Ecco, i formulari si possono richiedere sempre a quella mail? Sì, quella mail, immediatamente, tempo 5 minuti, ricevi il formulario. Benissimo, allora noi speriamo di aver dato qualche risposta alle domande dei nostri spettatori, appunto, che avevano sentito parlare di questa petizione, ma volevano saperne di più, e chiaramente ringraziamo il Moreno Colombo, per fautore appunto di questa petizione, per essere stato qui con noi a darci i chiarimenti. Grazie, Moreno. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona giornata. Arrivederci. E per questa edizione è tutto. A ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.